fa sognare anche lei su un futuro diverso in Somalia, dove poter entrare senza dover stare un po', diciamo, nel nascondimento? Sì, devo dire che mi ero un po' meravigliato e mi chiedevo, ma perché mi hanno messo dentro in questo affare dello sport, anche se mi piace lo sport, in modo particolare il calcio. E poi ho capito, dico, forse voleva proprio dire che anche per la Somalia, anche per il popolo somalo, che in questo momento potremmo paragonare a una nazione, a un popolo con forti disabilità, questo mi fa pensare che è possibile uscire da, riscattarsi da alcune disabilità, che è possibile, se si può dire così, un po' rinascere, e che una nazione prostrata un po' dalla guerra, dall'anarchia, può ritrovare il suo posto tra le nazioni del mondo. L'abbiamo chiamata per questa puntata, Monsignor Bertini, approfittando perché lei in questo momento è in Italia, anche perché poi alla fine anche lei è un maratoneta che deve correre avanti e indietro tra Gibuti e Mogadiscio, e quando è a Mogadiscio deve comunque correre, quindi lo sport, insomma, lo deve fare per forza. Sì, è vero, soprattutto i primi anni, quando mi trovavo ormai diciamo rifugiato, dico rifugiato privilegiato in Kenya, avevo detto che avevo imparato intanto una cosa, a correre, perché mi sono trovato, e anche proprio fisicamente, mi sono trovato di fronte a situazioni di estremo pericolo, di sparatorie, e lì ho imparato a buttarmi giù per terra e a correre. E poi anche un'altra cosa ho detto, guarda, fatto strano, quando stavo in Somalia, a Mogadiscio, sì, conoscevo qualche posto della Somalia. Quando mi sono trovato fuori della Somalia, allora ho visitato di fatto tutti i distretti della Somalia, grazie ai diversi voli umanitari che ho potuto utilizzare. Ecco come la vita può veramente cambiare, e anche ciò che sembra molto negativo può aprirci a degli spazi nuovi, a spazi insperati. Che non le dà un po' di angoscia questo, monsignore? Ma direi, non è che mi dia dell'angoscia, anche perché proprio lo scorso dicembre a Garoe, in quella zona che si fa chiamare attualmente Puntland, il nord-est della Somalia, c'è proprio stato un torneo di calcio rappresentante quasi tutte le regioni della Somalia. Su 18 delle regioni storiche ne erano presenti 16, e gli organizzatori hanno voluto proprio fare questo torneo per dire che lo sport deve aiutare la Somalia a uscire dal baratro, deve far sì che le diverse zone somale possano rincontrarsi. Lo sport è sempre stato visto, anche in questi anni terribili, 20 anni di guerra civile, come forse l'unica cosa che accomunava i diversi somali. Questo per la Somalia. Per Gibuti lo sport non è proprio abbandonato, ma lo sport, so che c'è stata una iniziativa recente anche del Presidente della Repubblica di fondare una colonia a circa 2000 metri di altezza sul Monte Dai, per aiutare la popolazione a sviluppare lo sport. Dunque io non ho una visione molto buia, diciamo, di questa situazione, soprattutto pensando a quanto aveva detto Don Stefano dei Fidei Donum. Mi è venuto in mente una proposta che ho fatto durante l'ultimo sinodo speciale per il Medio Oriente. Avevo parlato anche della necessità di eventualmente istituire una banca di preti disponibili, che potremmo anche chiamare
Preti senza frontiera, perché mi sono trovato, io personalmente, e poi penso che ci siano diverse situazioni attraverso il mondo, in cui c'è un urgente bisogno di preti, di sacerdoti, disponibili per 3, 4, 5 mesi, 6 mesi, massimo 9 mesi. Ecco, per fare questo, naturalmente è necessario uno spirito di sacrificio e di generosità. Ora, le diverse esperienze di cui abbiamo parlato in questa oretta ci fanno vedere come spirito di sacrificio e di generosità hanno accompagnato i nostri sportivi. E allora bisognerebbe davvero istituire un qualcosa del genere. Io ho parlato di sacerdoti senza frontiera, come ho detto, ma si potrebbe anche pensare veramente a missionari senza frontiera, disponibili a donare un po' del loro tempo per venire in soccorso a chiese, a popolazioni che hanno un urgente bisogno, magari limitato nel tempo. Fidei Donum di solito richiede 4, 5, 6 anni, credo. No, ma bisogna un po' aggiornare il concetto di Fidei Donum.